abbiamo comunicato al Presidente, che ringraziamo, la nostra disponibilità a proseguire l'esperienza di governo con il Presidente Conte, un'esperienza di governo che sia fondata sull'alleanza tra Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Liberi Uguali, come fu nel 2019, e che possa allargarsi a chi crede nei valori costituzionali, in una rinnovata Europa solidale, per costruire un nuovo modello di sviluppo sostenibile che non lasci indietro nessuno. E se si mettono sul tavolo inizialmente veti o veti sulle persone, questo non agevola mai la soluzione della crisi. Io credo che in questo momento occorra avere tutti senso di responsabilità, senso del limite e senso della realtà. Io credo che mai come in questo momento corriamo il rischio, se iniziassimo a seguire, diciamo, una logica di veti contrapposti, rischieremo di alimentare questo fossato che sta continuando ad allargarsi tra vita reale dei cittadini e politica. Quindi da questo punto di vista questa crisi può aiutare in chiarezza a spiegare le ragioni di ognuno per provare a ritrovare le ragioni per ricominciare un'esperienza di governo. Quindi, da questo punto di vista, credo che il passaggio che abbiamo di fronte, ovviamente legato alle scelte che in autonomia e con saggezza farà nei prossimi giorni il Presidente della Repubblica, e quindi sulla base dell'incarico che il Presidente darà.